Autodromo Nazionale di Monza. Dopo l'Olanda, la Formula 1 si prepara a sbarcare a Monza per il Campione d'Italia. Andiamo a scoprire insieme i segreti del Tempio della Velocità, un circuito che ha fatto la storia della categoria. Il giro si apre nel rettifilo principale e prosegue lungo la prima variante, un destra-sinistra molto lento che di solito viene percorso in seconda o terza marcia. Poco prima i piloti devono affrontare la frenata più impegnativa del tracciato, dove si possono raggiungere velocità molto elevate grazie all'utilizzo del DRS in scia. Usciti dalla prima variante, si accelera verso curva grande, una piega a destra da fare in pieno. L'uscita di curva grande porta alla variante della roccia, un sinistra a destra molto complesso da percorrere. La frenata precedente presenta un cambio di asfalto su cui i piloti devono prestare attenzione. Il secondo settore è il più tecnico e sfidante per i piloti. Qui tenderanno ad aggredire i cordoli con il rischio di passarci sopra e finire nella ghiaia. Da questo tratto ci si inserisce nelle due curve di Lesmo, due pieghe a destra molto vicine tra loro. Ad agevolare la percorrenza vi è una piccola inclinazione che aiuta la vettura in curva. In questo punto è molto facile oltrepassare i limiti della pista. Da qui si procede in discesa verso la curva del serraglio, dove sarà possibile utilizzare il DRS. L'ultimo settore si apre con una frenata molto difficile che precede la variante a scari. Difatti, il punto di staccata condiziona il percorso verso tre cambi di direzione repentini e che potrebbero modificare il comportamento della vettura. Usciti da questa variante, ci si prepara ad affrontare la parabolica attraverso il rettilineo opposto a quella principale. Giunti alla curva Michele Arboreto, i freni e le componenti meccaniche giocano un ruolo importante per consentire ai piloti di percorrere alla velocità di 220 km/h. Per concludere un buon giro, i piloti dovranno stare attenti a non oltrepassare i limiti della pista. Andiamo a scoprire insieme la storia e la curiosità del Campione d'Italia. Inaugurato nel 1922, ha ospitato la Formula 1 sin dalla sua fondazione del 1950. I piloti che hanno vinto di più a casa nostra sono Lewis Hamilton e Michael Schumacher, entrambi a quota 5. Il team con più vittorie a Monza è ovviamente la Ferrari, che vanta ben 19 successi. L'ultimo nel 2019 con Charles Leclerc. Grazie per essere stati in nostra compagnia e alla prossima!